Buonasera a tutti, e tra qualche minuto inizieremo il nostro webinar di stasera, Accoglienza e Turismo Esperienziale, tre casi di successo. Sono qui con noi i nostri tre ospiti, Domenico Tappero, Andrea Camesasca, Pino Valente, collegati dalle loro rispettive sedi, Ivrea, Nerone, provincia di Como. E Cassino, mentre molti altri si stanno ancora collegando, do il benvenuto a tutti, alcuni consigli per la migliore fruizione del webinar. E allora, conviene tenere il pannello di controllo aperto sulla destra del vostro schermo e avrete la possibilità di poter intervenire cliccando sull'iconcina della manina che è alla destra del pannello di controllo e possiamo fare qualche prova, per esempio adesso con qualcuno di voi, se clicca sull'icona della manina io posso dare l'accesso all'audio e appunto con la manina voi prenotate un intervento e l'apertura quindi che potete domande o un intervento breve che potete fare. Ho dato l'accesso a Giovanna De Serra, che saluto. Buonasera, Giovanna, ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì. Venezia. Perfetto. Da dove sei? Collegata? Perfetto, grazie. E allora, vogliamo provare con qualcun altro, così vediamo se tutto quanto è ok. Chi vuol intervenire può con la manina, c'è cioè Salvatore Colucci. Salvatore, buonasera, ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì, buonasera, tutto bene. Da dove? Potenza. Perfetto, ok. E allora, ancora qualcun altro? Ricordo che quindi per poter intervenire lo faremo nella seconda metà del nostro webinar. Alzate la manina e potrete rivolgere domande a uno o più relatori, cercando di centrare i temi di questo nostro webinar, che ricordo essere il binomio accoglienza e turismo esperienziale come binomio di successo per far crescere l'incoming nei nostri territori. Se qualcuno, man mano vedo che altri si stanno collegando, se volete provare l'utility della manina che consente a tutti di poter intervenire, posso dare l'accesso a chi alza la mano anche per vedere se ci ascolta e ci vede correttamente. Sono qui collegati, come dicevo, i nostri interlocutori di oggi, che ringrazio della loro partecipazione e presenza. C'è qualcun altro che vuol provare a vedere se la manina funziona e quindi se tutto è ok come collegamento? Sembrerebbe di no. Aspettiamo qualche minuto, poi incominciamo, visto che un po' di altre persone devono ancora collegarsi. C'è qualcuno che vuol provare, mentre saluto gli altri che si stanno collegando, qualcuno che vuol provare l'audio e così ci dà anche il feedback della corretta ricezione, può cliccare alla destra del pannello di controllo la manina e quindi chiedere di prenotare un intervento, come sarà possibile fare nella seconda parte del nostro incontro. Se c'è qualcuno che vuol provare ad alzare la manina, io do la connessione e ci possiamo verificare se tutto è ok. Va bene, sono le 18 e 8 minuti, io direi di incominciare. E allora, buonasera ai nostri interlocutori, che ricordo essere Domenico Tappero di Spazio Bianco Ivrea, Andrea Camesasca dal ristorante Hotel Il Corazziere di Nerone Como e Pino Valente dell'Hotel La Pace. Il tema che abbiamo scelto con i nostri interlocutori che ci racconteranno delle loro esperienze in materia è quello dell'accoglienza e del turismo esperienziale. Sono operatori turistici che hanno provato ad avviare iniziative di turismo delle esperienze, vedremo in ambiti e settori diversi, direttamente collegati alle caratteristiche della loro ospitalità o dell'accoglienza che intendono sviluppare nel loro territorio. E allora, io
darei la parola a ciascuno di loro. Inizierei con Domenico per una brevissima presentazione, in modo tale che sappiamo chi sono e qual è la struttura, l'impresa turistica che si divertono a portare avanti. Prego, Domenico. Buonasera a tutti, Domenico Tappero da Ivrea. Io sono un produttore di vino e ho recuperato negli anni dei vigneti storici legati al librettista di Puccini, Giuseppe Giacosa. Era il mogol di Puccini, per capirci, ed è colui che ha scritto la Madame Butterfly, la Bohème, la Tosca. Questi vigneti storici fanno parte i giardini e i monumenti, diciamo, storici della provincia di Torino, e partendo di lì ho cercato di recuperare qualcosa che aveva un valore culturale, al quale ho annesso nel tempo una struttura ricettiva perché potesse poi accogliere i visitatori. Questa struttura si chiama Spazio Bianco Camere con Cultura e ha lo scopo di far partire l'esplorazione di un territorio attraverso delle esperienze particolari con una decina di camere. Ogni camera è l'inizio di un percorso esperienziale. Io direi che per il momento mi fermerei qui e poi entriamo nel merito delle varie questioni, se per voi va Grazie bene. Domenico, quindi un primo assaggio l'abbiamo avuto dell'esperienza che ci racconterai. Allora, Andrea da Merone, Como. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Camisasca. Direi che ho una duplice funzione. Io sono albergatore, terza generazione, cerco di fare turismo in un'area magari conosciuta a pochi, quasi nessuno, a Merone, Baggio. Abbiamo costituito un'ecofrazione, quindi cerchiamo di fare turismo esperienziale in un luogo, direi una B-side, un luogo minore, pur attiguo a un catalizzatore importante di turismo, il Lago di Como. Difatti mi occupo altresì della promozione del Lago di Como da 10 anni, quindi il grande rilancio. Abbiamo raggiunto i 2 milioni e 900 mila presenze. Insomma, faccio sia l'albergatore che il destination manager e questo mi è servito per creare questa nuova destinazione. A dopo. Grazie Andrea. E allora scendiamo. Io sono quello più giù oggi. Sì, io sono a Bari. Ho il piacere di coordinare questo meraviglioso webinar, che tra l'altro è l'ultimo di una cavalcata che abbiamo fatto di tanti webinar avviati da settembre del 2016 e che poi riprenderanno ovviamente a settembre. Ci dedichiamo la pausa estiva e la dedichiamo ai nostri turisti che speriamo possano venire copiosi in Italia e soprattutto dall'estero. Allora, Pino, raccontaci a Monte Cassino cosa fai di bello. Io sono Pino Valente, albergatore. Cassino, diciamo, è a metà tra Roma e Napoli. E quella che è stata, diciamo, la sfida era portare turismo durante il fine settimana, magari di una permanenza superiore a 1 o 2 notti, visto che siamo un po' schiacciati da sia la Costiera Amalfitana che Roma, e di solito il turismo Cassino è considerato come una sosta. Ho cominciato a cercare cosa poteva essere utile per raggiungere questo obiettivo e l'ho trovato nei miei stessi clienti con le loro storie, che appartengono comunque alla storia della battaglia di Cassino e di San Benedetto. In effetti, la divisa che porto potrebbe sembrare quella di un direttore d'albergo, ma io il mio albergo è un 3 stelle, gestione familiare, ma in effetti questa divisa qui poi è stata mano a mano, diciamo, questi pin me li hanno lasciati tutti i clienti che appartenevano o figli di persone che hanno combattuto a Cassino, e quindi mi hanno lasciato a ricordo il pin del reggimento del padre, oppure le associazioni stesse che hanno considerato questa attività che io faccio, che faccio, interessante. Bene, Pino, grazie. E allora, avete visto come sono momenti diversi di un unico tema che ricordo essere quello di un incoming vincente in territori, tra virgolette, minori, ma non per importanza, quanto per flusso di turismo, perlomeno paragonato alle grandi
alle grandi destinazioni internazionali ed italiane. E quello di cui abbiamo bisogno in Italia è quello di un turismo, come abbiamo avuto modo di iniziare a capire dai nostri interlocutori, che cerca di creare opportunità per gli ospiti 365 giorni l'anno, destagionalizzando il più possibile, creando un'attrattiva partendo da una loro tipicità e da una loro proposta, da una loro passione. E allora entriamo subito nel vivo con Domenico, che ci racconta del suo spazio bianco. A te, Domenico. Benissimo, mi vedete? Si vede la mia presentazione? No, se condividi lo schermo. Okay. Eccomi, perfetto. La vedete? Okay. Benissimo, vai. Ok, allora, Spazio Bianco, Camere con Cultura, voleva essere già nel nome un qualcosa tutto da scrivere. Ciò che io avevo in mente nel momento in cui è partita questa avventura era quella che la camera, il luogo di accoglienza, fosse uno spazio bianco tutto da conquistare, tutto da colonizzare da parte di chi sarebbe stato messo sul palcoscenico. E il palcoscenico doveva essere vissuto e interpretato in particolar modo dal territorio. Quindi per principio non abbiamo mai fatto pubblicità della nostra attività ricettiva, ma abbiamo fatto in modo che fosse il territorio a mettersi in mostra e noi a rendere disponibili gli spazi affinché questo accadesse. Io vivo in una realtà territoriale, direi anche troppo ricca di contenuti, al punto che sparita la Olivetti una ventina di anni fa, e che era un po' il nostro simbolo, quando uno era in giro per il mondo e diceva io sono di Ivrea, Ivrea dove? Dicevamo Olivetti, e come un GPS eravamo immediatamente localizzati e identificati come provenienza. Con la dipartita della Olivetti, il canavese sta cercando di trovare un'identità anche turistica, e paradossalmente si trova ad avere una offerta in termini di contenuti culturali veramente molto importante. Quindi ciò che a me interessava fare era appunto mettere in scena questo territorio. Ogni camera quindi è stata pensata per essere il primo passo verso una avventura esplorativa. A fianco, come dicevo prima, delle camere, sono partito con il recupero dei vigneti di famiglia, ripiantandoli tutti quanti su una superficie di poco più di 3 ettari, cercando di riportare alla luce un vino che nel passato, a metà 800, aveva dei valori a Torino, a pochi chilometri da Ivrea, quindi una quarantina di chilometri, valori superiori ai più grandi vini francesi oggi conosciuti. Come mai questo vino ha perso di importanza? Perché i vignaioli si sono sacrificati diventando tecnici, meccanici, informatici. Ogni Eporediese, cioè ogni abitante di Ivrea o comunque canavesano, un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, due anime. Ad un canavesano non dovete mai parlare di informatica, se lo credete un vignaiolo, perché automaticamente vi trovate di fronte un qualcuno che ha partecipato magari alla creazione del primo personal computer al mondo negli anni 60, oppure ad un tecnico non dovete parlare di vino, perché sicuramente la sua famiglia è stata una produttrice o comunque ha posseduto vigneti. Quindi questa doppia anima che lega l'uomo alla terra e alla tecnologia. Io ho cercato quindi di riportare in luce quello che era nel passato un vino di grande valore, e volevo appunto ripartire da queste radici ed essere in qualche modo riconoscente al mio territorio, perché anch'io
faccio parte di quella schiera di personaggi con una doppia anima. A metà degli anni 70 ho costituito assieme a degli amici una delle primissime software house italiane e a fine degli anni 90, inizio 2000, era una delle più importanti software house italiane. In quegli anni di internet che stava galoppando e stava arrivando, noi abbiamo fatto confluire la nostra azienda in un progetto industriale che lo ha portato all'interno di una multinazionale americano-olandese, nella quale io sono rimasto come amministratore delegato per un paio d'anni. E scoprendo, girando l'Europa in particolare, il mondo, qual era il vero valore dell'italianità, cioè l'essere italiano. Io sono stato testimone, ho partecipato a situazioni in cui la mia offerta tecnologica non era migliore delle altre, poteva essere come le altre, ma nel momento della decisione finale io ho vinto perché ero italiano, perché chi sottoscriveva un contratto con me immaginava già di essere in Italia, perché l'italianità è una sorta di linguaggio polisensoriale che crea emozioni e in qualche modo nel momento in cui io mi avvicino a qualche cosa di italiano, mangio qualche cosa di italiano, bevo qualche cosa di italiano, acquisto qualche cosa di italiano, in realtà è un po' come essere in Italia, un po' come mangiare o bere un po' di Caravaggio, di Michelangelo, sono immediatamente nei posti più belli dell'Italia. Lì ho capito qual era il vero valore che avevo per le mani e, avendo ceduto a quel punto l'azienda, ho deciso di ripartire dalle mie radici, che erano radici contadine, radici della mia famiglia, e da lì cercare di essere riconoscente a questo territorio ed essendo essergli leale, portandolo attraverso quella che era stata la mia esperienza imprenditoriale e di imprenditore internazionale, di restituire visibilità anche a quelle piccole cose che in realtà sono le vere grandi cose, le vere gemme, perché oggi il cliente, il turista che arriva dall'estero cerca il piccolo, cerca le cose non ancora conosciute. Il turista evoluto cerca magari il vino meno noto per poter dire ho scoperto questo grande vino, ma ce n'è una quantità limitata. Ho scoperto questo territorio che è ricchissimo di storia, ma tu non lo conosci. Vieni con me che te lo mostro. E questo perché sono cambiate anche le condizioni, cioè oggi le persone sono alla ricerca di qualcosa di autentico e di bello. E la bellezza è qualcosa che non ci appartiene, la possiamo soltanto offrire e condividere con gli altri. Quindi tutti i miei sforzi sono stati orientati a cercare di riportare alla luce nel modo migliore quelle che erano le caratteristiche peculiari del mio territorio. Perché oggi abbiamo bisogno di nutrirci di qualcosa di diverso. Un tempo, e io credo che ognuno di voi, se ha un nonno, un genitore che apparteneva alla generazione che ha fatto la seconda guerra, è una generazione che non ha mai dimenticato la fame. Quando andava o va in giro per il mondo, se gli si chiede come è andato il viaggio, loro risponderanno: ci hanno dato ogni ben di Dio a tavola, passavano anche 2 o 3 volte, cioè la valutazione del viaggio era il nutrimento del corpo. Oggi invece noi abbiamo bisogno di nutrire l'anima, lo spirito, quindi abbiamo bisogno di nutrirci con la cultura e quindi con l'esperienza, la creatività. Ecco che Spazio Bianco è una galleria, anche diciamo una galleria d'arte nella quale espongono artisti locali, da scultori a pittori, e quello Spazio Bianco diventa Spazio Mario Rossi, il quale espone per 1 o 2 mesi le sue opere. Non sono opere di artisti famosi, sono opere di canavesani, perché il modo migliore per esprimere la canavesanità è offrire la creatività canavesana sotto la forma che al canavesano viene meglio come linguaggio espressivo. E così io ho visto che questa situazione
ha permesso alle persone, in particolar modo gli stranieri, svizzeri, inglesi, che hanno perso, se vogliamo, in casa loro il concetto di artigianalità, di ritrovarsi a fianco al cospetto di un qualcuno che le mani e la testa la sapeva ancora usare come un tempo e rimanerne affascinati. Quindi il desiderio di ritornare al saper fare e non solo al sapere. Ecco, questa è la dimensione che Spazio Bianco ha cercato di offrire ai suoi ospiti. Questa slide che vediamo è un grandissimo artista ceramico, il quale con delle tecniche particolarissime riesce a fare delle opere incredibili. Sono opere che noi riusciamo a vendere per lui, perché da noi è tutto in vendita. Tutto in conto vendita, cerchiamo di far lavorare artigiani, artisti e produttori senza fare alcun ricarico, cioè il nostro discorso è quello di essere un tramite per gli artisti, gli artigiani. Ogni oggetto che viene venduto è un oggetto che verrà rifatto, viene data la possibilità all'artigiano di poter continuare ad esprimersi. E questo è ovvio, è molto importante. Per poter essere dei driver in un territorio, oggi bisogna saper agire con coerenza e rispetto. Cioè, la prima cosa, è quella di essere coerenti con ciò che si pensa, ciò che si dice, ciò che si fa. E questo oggi è molto apprezzato. La lealtà di cui parlavo prima è anche una lealtà nelle relazioni tra le persone, per cui si riesce a costruire una squadra fatta di persone che credono nel territorio e offrono il loro meglio. Tutto ciò fa sì che nel momento in cui si mostra una parte del territorio, un tema, questo venga presentato al meglio e venga presentato in modo sostanzialmente rispettoso delle varie individualità. E, la cosa importante era anche quella di raccontare il nostro grande passato, che va dalla tecnologia alla storia. Diciamo, abbiamo un passato in cui il nostro territorio ha avuto una formazione geologica straordinaria, unica al mondo, per cui raccontare come siamo nati da un punto di vista geologico, come siamo evoluti da un punto di vista storico, fino ad essere ciò che noi oggi siamo, ecco, questa è una cosa che interessa molto. Noi oggi abbiamo e cerchiamo, pur con tutti i limiti e le diffidenze che ci sono verso i social che recensiscono le strutture, abbiamo un punteggio elevatissimo per quanto riguarda la nostra struttura che sfiora il 10 dopo quasi 7 anni di attività. Se voi andate a vedere i commenti, la cosa che a me soddisfa maggiormente è che il concetto di cultura, la valorizzazione delle caratteristiche del territorio, la bellezza con cui si cerca di curare e di mostrare le cose, non è soltanto apprezzata, è desiderata ed è il passaparola. Noi oggi cerchiamo di fare tutto il più possibile in casa, dalle torte al pane, perché abbiamo visto che più la situazione diventa familiare, più l'ospite si sente parte di una comunità. Di una comunità che non gli appartiene magari come storia, ma che l'affascina e lo attrae per i contenuti. E questa è una cosa che ci appaga moltissimo. Queste sono alcune immagini dei nostri territori. Il Canavese ha più di 50 castelli, ha una densità in termini di castelli superiore addirittura alla Loira, ognuno dei quali ha una storia infinita da raccontare. Il castello di Masino del Fai è il bene più importante, per esempio, del Fai, dove avvengono eventi importanti, ma ne abbiamo uno più bello dell'altro e sono tutti quanti legati al vino. Le esperienze nostre, quindi, ci legano, per esempio, a Giuseppe Giacosa, come vedete qui, librettista di Puccini, quei quattro ragazzi che sono in questa foto in bianco e nero sono gli inventori del personal computer, che non è nato negli Stati Uniti, è nato qui ad Ivrea. E il primo è il signore in piedi a sinistra, grassottello e giovane, lo si può incontrare nei giardini pubblici di Ivrea e lui vi racconta come è nato il primo personal computer. È una persona che nella camera Olivetti che noi abbiamo creato
può intrattenere le persone, raccontare e far vivere le esperienze, portarle nel laboratorio che è stato ricostruito e fargli vivere come è nata l'idea del primo personal computer. Abbiamo Arduino, Arduino che è tecnologia oggi in termini hardware, ma è anche stato il primo re d'Italia. È una terra di grandi personaggi la nostra, che ha dato i natali anche, se vogliamo, all'Italia, perché uomini famosissimi che sono così, stati parte attiva del Risorgimento erano canavesani, e poi un grande vino, l'Erbaluce di Caluso. Quelli sono i grappoli del mio vigneto affacciati sul castello. Io Domenico, credo che questa frase che sto per leggervi sia veramente ciò che ha spinto me in questa attività e tutte le persone che con me collaborano, che sono veramente parecchie, perché la difesa del territorio oggi non è un atto conservatore, c'è cioè qualcosa di vecchio, di stantio, ma al contrario esprime un progetto di vita rivoluzionario contro forze oscure che ci vogliono omologati, tutti uguali. Questo è Jonathan Nossiter che ha scritto questa citazione, e io riprendo sempre molto volentieri, perché oggi si vogliono vivere esperienze che vanno al di là del lusso e del prestigio, si vuole l'autenticità. Questo è un passaggio di una canzone di Mengoni che tutti molti conoscono, perché oggi il viaggio non è appunto la meta, ma è proprio ciò che viviamo per raggiungere quella meta. E noi a Spazio Bianco cerchiamo con ogni camera, che è un tema diverso, di far vivere queste esperienze nel modo più intenso possibile. E qui, per associarmi a quanto ha detto prima l'amico collega di Cassino, non dobbiamo mai pensare che chi abita a Venezia, Roma, Firenze sia più fortunato di noi. Oggi noi abbiamo la fortuna di essere situati nei territori minori, quindi non dobbiamo lamentarci perché siamo in un territorio minore. Noi non dobbiamo pensare a quello che non abbiamo, ma dobbiamo pensare a cosa possiamo fare con quello che abbiamo. Questa è una citazione di Ernest Hemingway che ci spinge a non piangerci addosso e non sentirci minori. Noi siamo tanto quanto gli altri se siamo in grado di raggiungerli e di bucarli. Quindi Spazio Bianco è diventato nel corso del tempo una esperienzialità diffusa. Alle nostre camere si sono aggiunti spazi che ci vengono concessi, per cui si può dormire in un vigneto, in un castello, in luoghi insoliti dove l'esclusività è un qualche cosa che non è economico caro, ma è essere gli unici che in quel momento possono godere di quell'esperienza. Ecco, questo ci ha Grazie consentito. Domenico. Io avrei quasi finito, ecco, Senti, io mi fermerei qui, poi Ah, avrei una domanda da benissimo. farti rispetto a come il territorio del Canavese, con quelle due anime che tu ci hai raccontato, Io sono qui. ha risposto efficacemente alla tua provocazione. Quindi Certamente. grazie a Domenico che ci ha fatto vedere come l'esperienza del vino, le risorse di un territorio come quello che è patria del PC, riesce a catturare l'attenzione con la sua italianità, la multisensorialità dei linguaggi, come diceva, e a nutrire quindi con la cultura l'anima dei turisti che oggi vanno proprio alla ricerca di queste caratteristiche. E allora, ad Andrea il compito adesso di raccontarci cosa fa di bello a Como e nel suo territorio e come stanno lavorando per far incontrare le risorse locali con turisti affamati anche qui di italianità, probabilmente. Bene, bene, sì, è vero. Mi trovo insomma in linea con Domenico. Bloccatemi però dopo i 10 minuti, se no faccio come Domenico che con la sua grande passione va avanti per 20 e 30 minuti. Io non vorrei annoiarvi e tediarvi sul mio Non tema. peraltro, poi anche interagiamo con i nostri Abbiamo ospiti spazio per migliori. interagire, corretto. State Perfetto, vedendo vai la Andrea. presentazione? All right. Aree minori, ha ragione Domenico, io mi sono segnato insomma il fatto della scuola
certa lealtà verso il territorio. È quello che stiamo facendo noi. Non stiamo vendendo una struttura ricettiva, ma bensì un territorio. Io sono dell'idea che oggi, se tutti gli albergatori, coloro i quali fanno ricettività, presentassero il loro territorio, quindi la loro destinazione, saremmo nella più grande macchina del turismo italiano. Quindi io non vi presenterò in parte il mio albergo, ma l'ecofrazione di Bagero. Dove ci troviamo? Alzate la mano. Come da Milano, territorio molto particolare. Io cosa ho fatto per promuovere la mia struttura ricettiva? Ho studiato il mio territorio. Andrea, visto che ti sentiamo con qualche problema, se puoi chiudere il video così forse ti ascoltiamo meglio, c'è qualche problema di connessione. Qualche problemino c'è. Dicevo che sentite meglio. Se puoi chiudere il video. Io così. Vai, puoi raccontarci. Allora, sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un lavoro molto semplice, quello di presentare il nostro territorio. Mi vedete? No? Sì? Sì, vai con la presentazione. Perfetto. Ecco, il nostro territorio si basa, come vi ho detto prima. Sì? 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 Andrea, se puoi condividere solo lo schermo, perché se hai condiviso anche il video, poi l'audio si sente a tratti, gentilmente. Scusate questi problemi tecnici, vediamo di risolverli. Creare cemento. Da questa idea abbiamo iniziato a costruire un percorso del cemento. E pensate che dallo sviluppo, realizzazione 900 in poi, questa cava, la cava di Bagero, è stata quella cava che ha permesso la costruzione di Milano. Quindi noi cosa facciamo? Spieghiamo a tutti coloro che iniziano a venire nel nostro territorio questi grandi passaggi. Quindi da 1700 l'agricoltura, 1800 la meccanizzazione e l'utilizzazione del fiume Lambro per il sostentamento, fino al 1900. Voi direte, sì, ma insomma la gente forse è più attratta per andare a vedere la casa di Cluny, la villa di Cluny, ma sta cambiando, perché da turista banale oggi esiste il cittadino temporaneo, colui il quale, come diceva il tecnico, è appassionato del territorio. Insieme abbiamo costituito l'ecofrazione di Bagero, quindi sono 12 pan, tra cui il nostro albergo, classe A, due impianti fotovoltaici, le pompe di calore, tre attività green ed ecosostenibili. La riqualificazione della stazione, un depuratore che riesce a riqualificare le acque reflue, insomma, abbiamo iniziato questo percorso virtuoso al fine l'uopo di creare una connotazione di un territorio. La nostra struttura ricettiva ha bensì 72 camere, stiamo cambiando il modello, quindi da business a leisure, e vedo che iniziano ad arrivare in quest'area. Andrea, mi dispiace, ma abbiamo qualche problema di audio. Andrea? Io chiedo scusa ai nostri interlocutori, ma purtroppo lì c'è stato un mezzo acquazzone, non so, una situazione per cui
Andrea ha qualche problema di collegamento. Adesso vediamo come ripristinare un audio soddisfacente. E allora, cercando di ripristinare con Andrea una connessione che consenta di ascoltare la loro interessantissima esperienza, io darei la parola a Pino, Valente, in modo tale che poi possiamo risentire Andrea. A cui consiglio di verificare un pochino la connessione e di utilizzare solo la condivisione dello schermo e l'audio in modo tale da ridurre al minimo l'impegno della banda. E allora, a te, Pino. Sì, allora come dicevo, non so se già vedete il mio schermo. Sì. Come dicevo, intanto ringrazio sia Domenico e Andrea, i miei complimenti soprattutto per insomma, i grossi investimenti che sicuramente hanno fatto e stanno facendo per le strutture per riuscire a convogliare tutte le loro idee in questi progetti. Io in effetti, ecco, mi aiuto un po' solo con delle foto e se c'è tempo cercherò di mandare un piccolo video. E queste foto, come vedete, in poche parole, questo logo esprime quello che io ho percepito da ciò che mi occorreva, cioè fare in modo che il cliente venisse il fine settimana e venisse per un motivo e rimanesse per più giorni. Tutto è cominciato, diciamo, non riesco, un attimo solo che vado sulla presentazione. Eccomi. Mi sentite? Sì, Mi sentite? certo. Sì, Allora, benissimo. tutto è cominciato, ecco, qui c'è il 20 ottobre 2013, dove la figlia di Peter Cochrane, che è colui che ha scritto questo libro e che ha combattuto a Cassino, viene nel mio albergo e mi dice di andare con il diario originale del padre, mi dice che voleva raggiungere dei punti, questo punto 593, che però io non conoscevo bene. A quel punto ho chiesto a degli amici, mi hanno indicato e insieme siamo andati su questo percorso. Praticamente siamo andati sulle tracce di suo padre attraverso le mulattiere e i sentieri esistenti a Monte Cassino, ma diciamo occorrerebbe più manutenzione, cioè non sono visibili a tutti. Allora, quando mi sono visto recapitare il libro firmato dal padre, che è veterano, era veterano, non c'è più da 2 anni, ho capito che questa era un po' una mia missione. Per cui tutti gli altri clienti che mano a mano sono venuti a Cassino, ognuno aveva una sua storia, o dalla Germania, o dall'Inghilterra, o dall'Italia, o dalla Nuova Zelanda, dal Canada. Ecco perché, vabbè, come dicevo prima, porto tutti questi pin quando facciamo le commemorazioni, anche io, così con orgoglio, mostro quello che rappresenta un reggimento, una battaglia particolare di un paese che è stato coinvolto a Monte Cassino. Andando avanti con le foto, ci sono i vari punti che io ho scoperto, non solo l'abbazia di Monte Cassino, ma le grotte, le caverne, i sentieri che ho scoperto esistenti qui intorno a Cassino. Con tutto questo, ho dato possibilità ai clienti di scrivere la loro storia su un quaderno, su un libro, qui alla reception. Mano a mano che loro scrivevano mi accorgevo che c'erano veramente delle testimonianze importanti che dovevano essere condivise. E per ricordarmi le persone che lasciavano questa testimonianza, ho cominciato ad allegare a questo libro le foto stesse dei clienti. Mano a mano che arrivavano gli altri visitatori, davano un'occhiata al libro e si rendevano conto che anche loro avevano una storia, volevano condividerla. E andando avanti, sono riuscito, diciamo, da questo libro possiamo dire, di commenti, di recensioni, a far capire che a Cassino e Monte Cassino c'erano, diciamo, delle storie importanti, c'era un dovere morale da tenere, da riuscire a rivalutare. E mi sono accorto che ero l'unico albergo sensibile a tutto questo e la prima cosa ho cercato di
coinvolgere anche le altre strutture. Ho cominciato a coinvolgere altre strutture. Ho creato delle mappe personalmente anche per dare la possibilità ai clienti di andare da soli sui punti dove c'erano, diciamo, dove c'erano state delle importanti fatti storici. E queste mappe dopo le ho evolute. In questa fase ho cominciato a contattare le associazioni già esistenti a Cassino e le ho messe al corrente. Sentivo il bisogno di metterle al corrente che c'era questa necessità, diciamo, di rendere più visibile quella che era anche la storia stessa che loro, queste associazioni di storici, studiavano, ma c'era bisogno di fare rete, di collegare la storia, collegare lo stesso turista, visitatore che arrivava, e per cui molte volte arrivando improvvisamente non c'era il tempo per 1, 2 o 3 giorni di permanenza di dargli la possibilità di usufruire, di andare su questi sentieri. Per cui molte volte qualcuno è ritornato, molte volte qualcuno ha prolungato il soggiorno se aveva la possibilità. Quindi sono riuscito a creare un portalino perché mi sono reso conto che come da esperienza da albergatore il mio cliente vuole vedere la camera magari prima di alloggiarvi, anche qui prima di venire, proprio prima di venire in albergo, cioè diciamo che anche prima di venire in albergo un cliente dall'altra parte del mondo attraverso internet cerca di percepire dal web che cosa potrebbe essere l'esperienza in quella struttura alberghiera. Perciò ho cercato di fare anche questo per questo tipo di per le escursioni intorno a Monte Cassino, mettendo già online il tipo, diciamo, diverse escursioni come si vedono in questa presentazione. Andando avanti, in questo modo si riesce ad essere più organizzati, ecco. A questo punto poi sono tante le cose che stanno venendo fuori. Ad esempio, la possibilità, ho individuato un vigneto, stando su quel vigneto, andai su questo vigneto con un cliente, con il figlio di uno dei soldati che aveva combattuto in quel punto, e dove lui mi descriveva con il diario del padre, mi descriveva quanto filo spinato c'era in quel punto, cioè quella postazione era fortificata dal filo spinato. Su quello stesso punto vedevo invece adesso un vigneto dei filari di vino, insomma, lo stesso filo di ferro, ma non più spinato, ma bensì con l'uva, per cui con i grappoli d'uva. Per cui sono andato dal proprietario del vigneto chiedendogli se mi dava le bottiglie dove io potevo mettere questa etichetta. E Gustav Wine appunto è nient'altro che la linea che doveva essere rotta qui a Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale, si chiamava Gustav Line. A questo punto, sostituendo la L con la W, ne viene fuori questo marchio Gustav Wine. Tutto questo riesco anche a fare una degustazione dei prodotti locali con il vino, dopo magari l'esperienza fatta sul sentiero storico, sul sentiero della battaglia, e durante la degustazione, appunto, si può continuare a condividere le storie, diciamo, a sentire quello che è il parere dei visitatori e avendo allestito anche un piccolo angolo museale. È possibile anche poi, diciamo, prendere il contatto stesso con questi manufatti, naturalmente disinnescati e innocui, ritrovati a Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Pino, insomma. ti ringrazio. Magari possiamo fermarci qui in modo tale che vediamo se riusciamo a sentire meglio Andrea. Mi sembra che la tua testimonianza sia stata molto interessante per capire come un luogo di guerra, benché famoso, diciamo, può diventare oggetto e territorio, il soggetto di storie. Per una comprensione della storia e per una condivisione della storia, e quindi per
anche di come ti sei mosso per coinvolgere tutto il territorio nell'offrire delle proposte di fruizione turistica e di condivisione di storie. Andrea, se riesci, abbiamo avuto qualche problema di audio, se riesci adesso a raccontarci brevemente la tua esperienza, ti consiglio di chiudere il video e di condividere lo schermo in modo tale che ci puoi far ascoltare e commentare le slide, riducendo al massimo l'impegno della banda. Prego. Sì, scusate, ma oggi è stata giornata di uragani qui nella Ho mia zona accennato. e quindi abbiamo una connessione veramente disastrosa. Io non mi accingo neanche a mandarvi i video, ma No, volevo puoi unicamente. condividere sia video che PowerPoint tenendo spenta la telecamera, così la banda è migliore. Ok. Prego. Tentiamo perché qui sta piovendo Adesso si ancora da ascolta. noi. Abbiamo ascoltato qualcosa dell'ecofrazione e Di della. Bagero. Perfetto, vai, vai. Allora, cercherò di essere più rapido possibile. No, anche la semplice condivisione delle slide, riduce al Sentite? minimo il commento. Quindi, se vuoi brevemente commentare, poi se mi dai la possibilità, possiamo girare le tue slide ai partecipanti. Assolutamente, giriamo le slide. Scusate che chiudo, parlo a braccio, tanto va benissimo. Il Perfetto. bello della diretta, ma è così. Io ho ancora gli stivali, se volete ve li faccio vedere. Vai, vai Noi Andrea. albergatori dobbiamo saper fare tutto, anche improvvisare. Territorio come quello dei due colleghi, il sito è www.corazziere.it, vedete tutto, ma anche www.casadelmulino.com. Una cosa importante, non promuoviamo la nostra struttura ricettiva unicamente, ma promuoviamo un territorio fatto di tradizione. Ve l'ho detto prima, quindi dall'agricoltura al lento sviluppo industriale della Brianza, perché io mi trovo in quest'area che si chiama appunto Brianza, che pochi conosceranno con la connotazione turistica, oggi tentativo di capire cosa faranno i nostri figli dopo questa caduta curva campana dell'industrializzazione. Eh sì, a Merone avevamo, tra l'altro Merone quotata in borsa, una SPA, era la cimenteria di Merone. Stanno i nostri figli, ovviamente vendendo, stanno i battenti come tante industrie. Noi stiamo tentando di fare su quel territorio. Facendo che cosa? Promuovendo il nostro genius loci. Grazie a Dio l'Italia è bella dappertutto. Ricordo Domenico che dice, insomma, l'italianità. Io ho avuto la fortuna di vivere a Londra, alle Bermuda, a New York. Possiamo fare turismo perché si mangia bene, perché abbiamo un bel clima, perché siamo simpatici e perché abbiamo dei territori bellissimi, che in parte siamo stati in grado di barbarizzarli, ma non ce l'abbiamo fatta ancora totalmente. Quindi, genius loci, tradizione è quello che noi stiamo tentando. Altresì, abbiamo acquistato un vecchio mulino, un mulino del 1700. Pensate, col mulino facciamo corrente, primo progetto al mondo di produzione di corrente elettrica da un antico mulino ad acqua. Primo premio, miglior innovazione del 2010 e poi tantissimi premi. Siamo arrivati quarti in Europa alla WTO, Legambiente, premio nazionale talento italiano, il premio Lombardia Ambiente, ma al netto dei premi ospitiamo 50 scolaresti all'anno, 50 Io vi ho parlato di Bagero. Sapete qual è l'etimo di Bagero? Da dove deriva questo nome? Notari secchi d'acqua. Eh sì, questo io lo spiego a tutti i bambini. Mia nonna veniva con il Bagero qui.
a prendere l'acqua. Quando dico ai bambini, voi come fate a portare l'acqua a casa vostra? Loro rispondono, apriamo i rubinetti, oh, che fatica. Parlo di 70 anni fa, mia nonna veniva con i secchi d'acqua e non 2000 anni fa. Quindi da quei sacrifici a questa crisi, che però non è una crisi, è solo non economica, ma una crisi di identità. Noi cerchiamo di fare turismo con il nostro territorio e devo dire che in parte ci stiamo riuscendo. Più a sentire Andrea, ma penso che ci abbia dato la cifra del loro impegno e della loro attività sul tema dell'ecosostenibilità e di come questo può diventare anche del turismo scolastico, del turismo culturale. E allora io, mentre faccio andare un sondaggio a cui chiedo una risposta ai nostri interlocutori, un sondaggio che in un qualche modo aiuta a dialogare su questi temi con i nostri relatori che ben hanno raccontato di come è possibile oggi promuovere non solo la loro struttura, ma come diceva qualcuno, soprattutto il loro territorio, e quindi promuovendo il territorio poi la struttura ne trova beneficio. Vorrei chiedere a tutti di rispondere a questo sondaggio e nel frattempo di prenotarsi con delle domande che potete rivolgere ai nostri interlocutori. Quindi chi vuol, ricordo, chi vuol prendere la parola per domande o per brevi interventi, ma soprattutto per interagire con i nostri interlocutori, che ringrazio moltissimo delle loro testimonianze, se può alzare la mano cliccando sull'immaginetta, sull'iconcina alla destra del pannello di controllo, in modo tale da aprire il dibattito a breve. Qualcun altro ancora per il sondaggio, dopodiché lo chiudiamo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, quindi può cliccare sulla manina in modo tale che io possa accendere l'audio e consentire di rivolgere la domanda e di essere in trasmissione con tutti. E allora chiudiamo il sondaggio, vediamo un pochino i risultati. Mentre qualcuno si prenota di intervenire, magari chiederei ai nostri esperti di fare un commento sul risultato e magari dire qualcosa che ha colpito anche delle altre esperienze che hanno avuto modo di ascoltare o di sottolineare qualche caratteristica peculiare della loro proposta e di come questo ha trovato consenso nel loro territorio. Non so chi vuole intervenire. Andrea, vuoi commentare qualcosa? Ma faccio andare avanti chi ha la connessione più veloce. Lascio i ragazzi che. Per il momento ti sentiamo bene, quindi approfitta. No. Io sono arrabbiato perché vedo nel tuo viso metà sole, è quello che non vediamo da 3 giorni. Ecco. Qui oggi sono 34 gradi adesso, 32, quindi. Ed Io vi farò vedere gli stivali. è pesante la situazione. Un'offerta integrata alloggio esperienza. Ma ragazzi, lo dicevo prima, cerchiamo i cittadini temporanei, il turista banale farà i numeri, ma non serve alle destinazioni minori, quindi alloggio servizi integrati al Genius Loci, questo è il mio flash. È doveroso, per le località minori è doveroso. Fino a un tuo commento, e poi chiedo di intervenire. Sinora nessuno ha alzato la manina, molti sono collegati, ma penso che ci siano molte domande da poter fare ai nostri interlocutori. Ancora per 10 minuti chiederei di rimanere e di approfittare della loro presenza. Non so se anche, Domenico vuol commentare. Vai Pino. No, io dicevo, come finivo prima la presentazione, in effetti sono arrivato a fare una rete con altri quattro alberghi. Ne
Non so se si vede il mio schermo. Ho fatto questa associazione albergatori, ma non è un'associazione di categoria, è un'associazione di noi albergatori che abbiamo questo interesse di rivalutare il territorio di Cassino e di Monte Cassino. Ma il mio schermo è condiviso, si vede? Ah, ecco, adesso si vede? Mi sentite? C'è qualcuno? Ecco, non so se mi sentite, comunque io vado avanti. Lo schermo, l'associazione che sono riuscito, questa è l'associazione, abbiamo avuto l'appoggio del Comune di Cassino, l'appoggio dell'Ente Parco e abbiamo creato un nostro logo. Diciamo che possiamo fare sì che in rete si riesce meglio a far sapere alle associazioni, agli stessi cittadini di Cassino che culturalmente dobbiamo essere più culturalmente possiamo crescere e possiamo informarci di più per poter dare una migliore ospitalità. Quindi anche io sono d'accordo su quello che è stato il sondaggio, naturalmente. E, questa è per esempio una vetrofania che è stata preparata per gli alberghi che saranno partner. L'iniziativa. C'è una domanda di Marilena Gaffoglio, poi magari sentiamo anche Domenico. Marilena, sei collegata? Buonasera, da dove sei? Da dove ci chiami? Marilena? Marilena, pronto? No, e allora Domenico, magari un tuo commento? Domenico, Non non lo so. sono l'unico con la connessione caputa, sono contento. Domenico, vai, dovresti poter parlare. Devi attivare il microfono, Domenico. Prima, mi senti? Perfetto, benissimo. Ok, allora sono d'accordo con Andrea perché i territori minori non sono assolutamente adatti al turismo di massa, non sapremmo neanche dove metterli, non è questo lo scopo e non è neanche questo il fine. I territori minori hanno bisogno di un turismo di qualità, di un turismo che è in grado di capire il valore di queste comunità e delle loro storie. Quindi assolutamente l'associazione Luogo di Soggiorno, inteso come camera, albergo, casa ed esperienza, sono assolutamente inscindibili per quanto mi riguarda. Noi lavoriamo così, non sapremmo lavorare diversamente ed è su questa cifra che noi fino ad oggi ci siamo distinti. Io ricordo ormai una quindicina d'anni che sono ripartito nel cercare di porre al centro così il territorio. Non nego che quando ristrutturavo la vecchia centrale elettrica del centro città mi hanno dato tutti quanti del pazzo, no? E aspettavano diciamo il tracollo. Oggi da pazzo, scusatemi, ma vengo chiamato come fossi un guru. Allora, non ero pazzo prima, probabilmente non sono un guru oggi. Ho cercato soltanto di mettere al centro i valori che il territorio esprimeva e l'associazione luogo di accoglienza ed esperienza sono, a mio avviso, assolutamente inscindibili ed è quella la cifra che farà la differenza nel futuro per i territori minori. Grazie, non so se c'è qualcuno, Andrea, se vuoi continuare a dire qualcosa, visto che ma mi sembra che il tema che sia emerso è di come dalla vostra intrapresa, dalla vostra impresa, che ovviamente mirava a valorizzare le vostre strutture, è nata una passione per il territorio che ha coinvolto anche altri operatori che ha creato anche sinergie e proposte che oggi possono vedere il territorio competere proprio su questo turismo esperienziale. Non so chi vuol fare un ultimo commento, lascio la parola a ciascuno di voi, chi vuole, e poi chiudiamo. Un saluto a tutti i nostri amici collegati.
Sì, hai sostanzialmente hai ragione, ma dicevo prima, l'Italia è veramente che abbiamo barbarizzata, ragazzi. Alla fine potremmo fare turismo ovunque. Si parla di best practice, qualcheduno doveva partire. Siamo partiti noi, da pionieri, con coraggio, con forza, ma d'altra parte, oltre il turismo, oltre, io lo chiamo il terziario innovativo, che lavoro faremo fare ai nostri figli? Certo. Voi pensate riaprirà una nuova Olivetti? No, siamo lenti, abbiamo il sindacato, è ingessato tutto, facciamo turismo, che significa innanzitutto voler bene i nostri luoghi, quindi rovinare i territori barbarizzandoli, sporcandoli dalla cicca di sigarette all'inquinamento è il più grande errore. Turismo, potremmo farlo ovunque, basterebbe veicolare il bello e l'ordine. Quindi questo è il grande messaggio. Noi facciamo un'operazione che può essere definita una missione di cuore, di passione. Non c'è cosa più bella che vedere i nostri territori ammirati dagli stranieri e ce ne sono veramente tanti. Il mondo ci ammira. Forza, ragazzi. Domenico, volevo sapere un po' il vostro territorio, un po' come ha reagito alla tua provocazione, quindi anche a spazio bianco, se effettivamente è stato, come dire, apprezzato e richiesto, diciamo. Guarda, assolutamente il riscontro è elevatissimo. Io oggi, mentre partecipo qui al webinar, ero atteso nel locale Confindustria Canavese, dove da un paio d'anni è nato un tavolo sul turismo dove dovevo portare la mia testimonianza. Io oggi posso dire tranquillamente che passo il tempo tra istituti turistici, associazioni, comuni e quant'altro a diffondere il verbo, cioè mi chiedono sostanzialmente di raccontare il percorso che ho fatto, l'esperienza che ho fatto, perché in qualche modo è un percorso che si è visto avere riscontro. Io non so se si riesce a mostrare. Adesso vi posso far Sì. mostrare, per esempio, non so se si vede il video, la presentazione che ho qui davanti, no? Cioè, quando poi a parlare di quello che stai facendo sono poi le riviste, questa, non so se si sta vedendo Sì, rinasce da di un vino storico, certo. allora, questo qua era l'Ausorgan di Expo. L'altro è una rivista del Sole 24 Ore, cioè quando tu senza mostrarti, senza chiedere, diventi in qualche modo un elemento di curiosità, automaticamente si innesca il volano. Il volano poi in realtà non si innesca se non ci si mettono altre persone con te a spingere, fin quando questo volano prese la spinta, trascina anche quelli che non volevano farsi trascinare, ecco, in sostanza. Oggi a me sta capitando questo e sono molto felice di questo perché i primi ad aver seguito un po' le mie idee sono stati i giovani, dopodiché si sono allineati altri e oggi io sono felice di essere in un gruppo di persone che stanno credendo al territorio. Ecco, questa per me è la più grande delle soddisfazioni, ovviamente. Ecco, questo sicuramente è il miglior riscontro, al di là degli aspetti economici che possono darti soddisfazione in termini di impresa, però è quello di vedere il pensiero condiviso, perché più si è, più si riesce ad arrivare lontano. Ecco, questo è quanto. Grazie Domenico. E allora Pino, un'ultima tua parola. Sono molto contento perché le vostre testimonianze concordano proprio nel riaffermare come una passione per i vostri luoghi ha consentito di mettere a punto anche delle proposte fruibili per i turisti, ma soprattutto di fare nuova economia nei territori, a partire da situazioni anche abbastanza diverse. Sì, E allora Pino. beh, allora io concludo così, confermando che il volano è la passione, e la passione deve essere alimentata anche dalla cultura. In effetti, poi studiando il territorio, studiando la storia, la passione si alimenta, diventa un circolo che ti dà molta energia e non ha prezzo, ecco. Io vorrei aggiungere solo una parola soltanto. Di sicuro
da questa nostra esperienza di questa sera mi è venuta un'idea. Tra le esperienze che proporrò è quella che alle persone che passano da Spazio Bianco, e noi siamo a 2 passi dalla Valle d'Aosta e dal confine, indicherò le strutture dei 2 colleghi per continuare a vivere delle esperienze. Questo sicuramente Ottima poter scelta. fare dei percorsi esperienziali, cioè da Ivrea a Baggio, da Baggio a Monte Cassino e ritorno, non sarebbe poi così impossibile. Se riuscissimo a seminare in Italia tanti spazi bianchi, Lo farebbe sicuramente. bisognerà poi fare una rete tra di noi per continuare. Faremo un marchio specializzato, insomma, un marchio specifico per questo. Bene. Certo. Sicuramente questo garantirebbe agli ospiti di vivere delle esperienze continuamente. La nostra esperienza in Artes è proprio questa, che se ci mettiamo insieme con tanti compagni di viaggio come 3 di voi oggi qui con tutti quanti gli ospiti che ci hanno ascoltato, i partecipanti che ringrazio, possiamo fare tante cose che da soli è impossibile fare. Quel discorso della massa critica del volano che non solo vale a livello territoriale, ma vale anche a livello nazionale per esprimere al meglio tutte le potenzialità della nostra italianità, così come avete avuto modo di raccontarci oggi, anche offrendoci come dire, spunti di come la creatività, anche nostra tipica italiana, può fare, può modificare, può cambiare, può far rivivere risorse talvolta deprezzate, come avete raccontato. E allora. Una cosa, se posso, mi ricordo una specie di barzelletta che insomma gli inglesi, se non sanno una cosa, diciamo vanno a vedere come si fa, una cosa del genere era. I francesi, se non sanno una cosa, non so, la copiano, i russi, eccetera, eccetera. Quando si arrivava agli italiani, gli italiani, se non sanno una cosa, la insegnano. Va bene, noi vogliamo innanzitutto sperimentarle, condividere con tanti turisti, perché la rinascita italiana passa sicuramente da un tipo nuovo di turismo da fare, che è proprio quello che ci avete raccontato, ci avete descritto e che quindi avete fatto capire, penso che è possibile, certo con sforzo ed impegno, identificando anche degli standard che ci consentono di lavorare su quella qualità che oggi il turista richiede. Io ringrazio tutti, ricordo che noi ripartiamo con Artes, con i nostri webinar dell'Academy Artes a settembre. A novembre vivremo un momento molto speciale che è l'Artes Lab, a cui invitiamo tutti coloro che vogliono imparare a fare turismo esperienziale di tipo professionale a Roma 3 giorni. Ci si può iscrivere sul nostro sito. Sapete che l'operatore per il turismo esperienziale oggi in Italia è anche una professione riconosciuta dal MISE e che stiamo cercando di accreditare nei vari contesti. Ma soprattutto vogliamo che tanti operatori dal basso, come i nostri amici, riescano a mettere su delle proposte di turismo, delle esperienze che siano in grado di attrarre turisti nei nostri territori e per far vivere bellezze da quella del vino alla guerra, all'ecosostenibilità, alla natura, che in un qualche modo oggi ci sono state raccontate. Io vi ringrazio ancora tutti, saluto Domenico, saluto Andrea, Pino, auguro successo e poi Ciao a la tutti. promessa di tenerci in contatto e di valorizzarci per fare rete in Italia di turismo esperienziale. Un Un saluto a saluto tutti da Ivrea. Ciao a tutti. Mandateci un po' di sole da Bari. ancora per questa settimana qui è assicurato, quindi grazie Ciao. ancora Andrea, ciao Pino e a presto, Ciao. allora sentirci. Ciao. Sarà un piacere. Ciao. Di nuovo, arrivederci, un saluto a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.